Bentornati a tutti su Gaming Galaxy, il vostro portale di intrattenimento per news, build, guide e live dei vostri giochi preferiti. Ricordatevi che un clic sul tasto iscriviti per voi è gratuito, ma per me è un enorme incentivo a fare di meglio. Quindi iscrivetevi al canale e attivate la campanella per rimanere sempre aggiornati sui video e le live che escono qua su Gaming Galaxy. Secondo Hain, in un'intervista con GameByte, una volta completata la storia principale, potremo sbloccare una nuova modalità per tutti noi, la modalità dei Monolith, chiamata Tower of Trials. La Tower of Trials presenta un gameplay simile a quelli di Diablo, quindi sarà un one shot, che andrà a completare ovviamente con le altre modalità di gioco questo nuovo titolo, e potrà ovviamente essere giocata sia in solo sia in co-op. La modalità offre prove di combattimento con nemici progressivamente difficili e ricompense uniche man mano che i giocatori avanzano e guadagnano le chiavi dei vari piani, avvicinandosi ovviamente sempre di più al centro del monolito. Una volta che però i giocatori avranno abbandonato questa modalità, tutti i progressi verranno azzerati e quindi si dovrà ricominciare da capo se per caso si vorrà riprovare la Tower of Trials. Man mano che i giocatori avanzano nella modalità, si apriranno nuove porte che offriranno ricompense diverse, dando ai giocatori la possibilità di scegliere diversi tipi di ricompensa in base alle porte sbloccate. Una volta completata la sfida dietro la porta, i giocatori guadagneranno la ricompensa e potranno scegliere di continuare la prova o uscire dalla modalità. Mi è venuto in mente adesso, mentre sto registrando il video, che questa modalità in pratica è Sword Art Online. Non so se l'avete mai visto. Se non l'avete visto, andatela a vedere perché è veramente un bell'anime, ma cavolo, è Sword Art Online in pratica. Quindi, in stile SAO o in stile Diablo, questa modalità potrà essere ripetuta infinite volte e si spera con l'aggiunta di nuove DLC e nuovi contenuti potrà essere portata avanti praticamente in eterno. Da una parte, pur essendo una buona notizia, rimane sempre il fattore della difficoltà, il cruccio che oramai tutti i giocatori stanno avendo per questo titolo. Infatti, pur essendoci la modalità storia, la modalità caccia, la modalità Tower of Trial, abbastanza contenuti per un titolo AA, dei video emersi dall'assenza di una beta che avrebbe potuto dissipare parecchi dubbi sull'avvento di Godfall, ancora non sappiamo se la difficoltà di questo titolo è data dai boss finali, come spiegato nel precedente video, o anche dai nemici incontrati sul percorso, che fino a questo momento si sono visti solo come marionette da spiaccicare sul muro in tutti i video mostrati fino ad ora. Mentre Godfall si concentra principalmente sulla co-op online, Counterplay Games ha chiarito che Godfall può essere giocato da solo senza la necessità di un abbonamento a PlayStation Plus. Questa è un'ottima notizia per i fan che sono abbonati, che non sono abbonati al servizio online, ma soprattutto perché il gioco avrà un prezzo di 70 euro, una nuova tendenza che nei giochi moderni potrebbe diventare uno standard. Nonostante non abbia bisogno di un PlayStation Plus, non sono tutte buone notizie per i fan in attesa del gioco. Proprio come il recente Marvels, Godfall richiede una connessione online per giocare, poiché tutti i dati di salvataggio per il gioco sono archiviati lato server, per impedire qualsiasi manomissione da parte dei giocatori. La necessità di una connessione online non significa che Godfall avrà microtransazioni. Tuttavia, poiché Counterplay ha dichiarato che il gioco avrà solo DLC, non è detto che queste non ci siano. Il lancio di Godfall dovrebbe essere presto, sperando che non lo rinvino, ma non credo più, ma i giocatori possono comunque preordinare il gioco e ricevere gli oggetti bonus del lancio. Counterplay Games ha annunciato all'inizio dell'anno che i giocatori che preordinano riceveranno l'ambita spada zero, insieme a skin bonus e a pacchetti iniziali contenenti alcuni oggetti normalmente guadagnati. Sebbene la maggior parte dei bonus siano cosmetici, il pacchetto iniziale dovrebbe dare ai nuovi giocatori un vantaggio sui nemici il giorno del lancio. Questa ovviamente era una cosa che sapevamo, ma ho voluto ribadirla, giusto per ricordarvi che se voi adesso comprate il gioco, uscirà per tutti i ragazzi di PlayStation 5 il 19 novembre, mentre per i ragazzi di PC uscirà una settimana prima, essendo su Epic Game Store. Con questo io vi saluto, vi ringrazio di avermi seguito e noi ci vediamo col prossimo video. GG a tutti quanti!